Per scegliere i protagonisti del tuo film, che mi sono trasferito a Napoli per un anno e mezzo per capire questa realtà, eccetera. Poi questi ragazzi come li avete individuati, come li avete scelti? C'è stato un laboratorio, immagino che fossero tutti ragazzi che ovviamente non avevano mai cavato un set, quindi da questo punto di vista forse anche una preparazione professionale, un minimo li avete dovuto educare. Ma la cosa particolare di questo casting, mi rendo conto possa essere particolare, però si immagina il casting come una scrivania dove c'è il regista, c'è la direttrice, la casting director, poi è così in realtà un casting. E noi invece che facevamo? Non solo loro non avevano mai recitato, ragazzi, ma non volevano neanche fare gli attori, cioè non sono ragazzi che sono venuti da noi e si sono proposti, noi andavamo nei luoghi dove in qualche modo queste storie accadevano e incontravamo gli adolescenti, incontravamo questi ragazzi, tant'è che il protagonista Francesco, che adesso continuerà a fare l'attore perché ha un talento sconfinato, lavorava in un bar, lui lavorava quando ha 14 anni, e quando gli abbiamo chiesto di venire a fare un incontro, ci ha detto sì, certo, ci vediamo domani, e poi il giorno dopo non si è presentato perché pensava che era una truffa, che non è normale, non sta facendo dei cappuccini, arrivano due persone, poi c'è una ragazza che era pure incinta, quindi la coppia strana, arriva questa donna incinta e ti dice vuoi venire domani a fare un incontro per un protagonista, e lui pensava che era una truffa, e poi sono dovuto andare a prendere di nuovo, e questa cosa dipendeva dal fatto che cercavamo dei volti innocenti, perché come hai detto tu la perdita dell'innocenza è il tema del film e doveva essere chiaramente visibile, e però volevamo dei ragazzi che conoscessero in maniera diretta i temi e le storie del film. C'erano gli educatori, le persone che già lavoravano lì per avvicinare questi ragazzi, perché immagino che se no appunto questa impressione che ha avuto il tuo protagonista forse poteva averla un po' anche chiara, un attimo di esitazione. Ma sicuramente un po' abbiamo cercato la mediazione di sai, abbiamo fatto anche tanti casting nelle scuole, però dei ragazzi per esempio che hanno fatto il film svolto solo due andavano ancora a scuola. C'era un livello di dispersione scolastica molto alto e il grosso l'abbiamo ottenuto andando nei luoghi, cioè nei posti dove loro si incontravano, le piazzette, i campi da calcio, le sale giochi, lì sono stati luoghi in cui abbiamo fatto gli incontri più interessanti poi. Senti, il film è tutto girato a Napoli, nel cuore di Napoli, nel centro di Napoli, immagino che non sia stato anche questo semplicissimo da poi da realizzare, ecco, quanto, che difficoltà avete avuto e quanto avete sono durate le riprese poi del film. Ma il film è ambientato poi nei quartieri che sono nominati nel film, che sono Rione Sanità e Quartieri Spagnoli, ma non per motivi di cronaca, ma perché quella è una Napoli bellissima, perché per esempio Gomorra, sia Gomorra di Matteo, sia la serie ambientata a Scampia, cioè nell'Interland, fuori dalla città. Invece Napoli ha il privilegio, non so come Bari questa cosa, di avere il centro storico che è ancora popolare. A Roma non c'è più questa cosa, cioè Trastevere, che era il centro storico, Trastevere e Monti, che è l'equivalente di Quartieri Spagnoli e Sanità, pure geograficamente. Noi abbiamo Tevere e mezzo, dove c'hanno Via Foria, però più o meno sono molto simili. Trastevere e Rione Monti non sono quartieri, non sono più quartieri popolari, erano popolari quando ero ragazzino, adesso sono quartieri in funzione del turismo, che hanno perso l'identità. Mentre Napoli invece ha un centro storico che è ancora fortemente popolare. E questa cosa è una risorsa perché vedi l'identità della città. Ed sono posti bellissimi, sono i posti in cui De Sica ha girato i suoi film, quindi c'è il cinema di De Sica, c'è il teatro di Eduardo, cioè ti trovi veramente la Napoli, quella che hai incontrato nel teatro e nella letteratura. E poi popolare significa che per strada incontri, semplificando, i buoni e i cattivi, quindi c'è la verità della città. E noi abbiamo inventato il film là. In che modo arrivare senza essere invadenti? Perché il problema del cinema è che è spesso una cosa ingombrante, invadente, circense, ci stanno i camion, è violento l'impatto del cinema in un luogo reale, in un luogo dove la gente vive, lavora, si sposta in macchina. Quindi la prima cosa che abbiamo cercato di fare era di non essere invadenti, meno possibile, un po' di invasione accade sempre. Quindi in che modo la produzione che ha fatto ha cercato di coinvolgere gli abitanti del quartiere nella realizzazione del film. Quindi in qualche modo ha portato lavoro. Per esempio c'è un mercato nel film, quello è un mercato reale, che è stato preso e diciamo noleggiato in funzione del film e la gente che lavorava al mercato non ha dovuto smettere di lavorare, ha iniziato a lavorare per la produzione.
quindi c'è stato il mercato, il servizio d'ordine, oppure gli autisti, insomma c'è stato questo coinvolgimento dei quartieri che è stata una scelta molto intelligente da parte dell'organizzatore e del produttore, che ha fatto in modo che non, cioè così, ha fatto limitato i danni.